Salve a tutti. Bentrovati a questa quinta puntata di una serie che abbiamo voluto creare come laboratorio politico Alba Siciliana insieme all'amico Salvatore Ginaprelli, che saluto. Buonasera. Ospitati da qui Sicilia, che ci dà questo spazio multimediale e come avrete notato nelle precedenti puntate chi non le ha seguite, invito a riprenderle, sono nella, nella playlist del canale. Abbiamo cercato di seguire, direi, eh, per quanto era possibile, con la tempistica della cronaca incalzante mentre noi con una cadenza settimanale non potevamo pretendere di essere con le novità del momento, ma fondamentalmente non cercavamo neanche questa dimensione che viene fatta da altri, con tutti i rischi anche delle false piste, delle notizie incontrollabili. Tra l'altro qualcuno notava giustamente che più di ogni altra nella storia forse questa è un'occasione bellica, nella quale ciascuno, civili, chiunque abbia un telefonino nelle mani, manda video, il che non significa che la, la qualità dell'informazione con questo possa, possa aumentare, perché un video confusionario di gente che corre o botti che scoppiano, può voler dire molto, può non voler dire nulla. Sappiamo che. Tanto più si rende complesso il messaggio multimediale, non, questo non aumenta il suo grado di verità. Se addirittura consideriamo che pare che in qualche telegiornale autorevole siano stati utilizzati come materiale audiovisivo per documentare i bombardamenti dei brani di un videogioco di un videogioco di guerra ovviamente, gli ultimi videogiochi sono molto verosimili e di conseguenza sono sovrapponibili e quasi in sostituzione della verità. Fatto sta che appunto in questa confusione di voci che si rincorrono noi abbiamo sempre preferito orientarci sulle valutazioni di prima di tutto di fatti più accertati e soprattutto poi delle caratteristiche del contesto. Degli attori in campo, i precedenti, la natura degli accordi di Minsk, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, e altri fattori che non sono oggetto di contestazione sulla loro realtà, ma che possono appunto aiutarci un po' a comprendere perché le cose accadono in questa maniera e soprattutto come possono svilupparsi in qualche modo. Salvatore, partiamo come di consueto da un aggiornamento perché. Questo è necessario, anche perché chi vedrà questo materiale magari a distanza di tempo non saprà esattamente a questa data effettivamente come stavano le cose. Cosa è successo dalla scorsa settimana? Purtroppo le cose sono precipitate ed è successo quello che pensavo io in prima persona come un'ipotesi. Possibile Ma remotissima, la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina. Avevo avuto la percezione che le cose un pochettino stavano precipitando quando Putin, quindi la Russia, ha riconosciuto le due repubbliche del Donbass eh, secessioniste. Certo, quella è stata una mossa perché eh, praticamente riconoscendo, anche se unilateralmente, quelle due repubbliche, dandogli quindi lo status di Stato e quindi di attore delle relazioni internazionali, del contesto internazionale, si intravedeva come il riportare lo scontro tra separatisti e... Forze ucraine da un contesto di guerra civile a un contesto di guerra fra stati. Immaginavo che la cosa, magari, era una forzatura, era un qualcosa che magari era buttata lì per costringere magari poi a sedersi nuovamente in un tavolo e da in una posizione un pochettino favorevole e cioè, avere un potere contrattuale maggiore. Tutto questo non c'è stato e si è, è addivenuto all'invasione vera e propria, un'invasione massiccia che interessa cioè, sia la parte a est dell'Ucraina, de, dell quindi anche delle repubbliche, delle autoproclamate, sì, ma anche da, da sud, dalla Crimea e anche dalla Bielorussia, quindi dal nord. Quindi siamo davanti alla volontà di eliminare totalmente la volontà e forse anche il governo ucraino. Questa è la situazione. Già di per sé, quando c'è una crisi, bisogna stare attenti nelle, nelle informazioni che arrivano. A maggior ragione in un momento in cui ci sono degli scontri reali sul terreno, qualsiasi notizia che si sussegue può essere di parte, può essere falsata, può essere la guerra delle informazioni, nel senso che magari per non far capire o per far capire qualcos'altro all'avversario. Quindi siamo nella sfera del tutto possibile da l'una e dall'altra parte. Io... Credo che ciò che tu hai sottolineato dal punto di vista del ruolo dei media e che non nasce oggi, anzi oggi viene moltiplicato da questa sorta di dimensione, possiamo chiamarla, video amatoriale che quindi vede affiancati ai famosi giornalisti al seguito delle forze militari e quindi... Portati in giro dai, dai comandi e quindi messi lì apposta, altre fonti molto più apparentemente verosimili o veridiche, perché provenienti dall'uomo della strada. Però il tutto viene impastato in un qualcosa che poi, alla fine, di fatto risponde a chi. È il proprietario del telegiornale, insomma, della, de, della fonte. Quindi viene utilizzata una marea di diverse sorgenti, ma poi il messaggio deve essere molto chiaro. Ora, era curioso: questo lo dico sempre per chi vedrà in futuro questa è la nostra testimonianza del nostro tempo, che i tre principali giornali italiani nazionali abbiano aperto la prima pagina con la stessa fotografia una fotografia come dicevi tu coinvolgente emotivamente una, una donna ferita un, un civile la stessa cioè, ne hanno trovata solo una qualcuno si è chiesto se appunto c'era una mancanza oppure perché invece è stata giudicata dalle tre redazioni come tra tutti i materiali disponibili materiali fotografici in questo caso l'immagine più toccante quindi guarda un po era la stessa nelle tre copertine. Ma se tu ricordi, forse nella seconda o terza puntata, avevamo toccato anche proprio questo argomento, e cioè la definizione dei torti e delle ragioni che verso l'opinione pubblica deve essere ben chiara e inconfondibile perché non è questo uno spazio delle incertezze, dell'equidistanza, soprattutto per un paese che fa parte della Nato, equidistanza non ce n'è, non c'è una neutralità. E si, si diceva, in particolare forse ero io a ricordare questa cosa, dico forse bisogna che il, il nemico sia più negativamente descritto di quanto già non sia stato negli anni scorsi. Quindi il Putin, il suo governo, il suo regime, l'opposizione, l'avevamo dette tante cose, quindi ancor più in questo senso per valorizzare il ruolo positivo, quasi di, di salvezza e comunque di essere dalla parte giusta degli antagonisti. Di conseguenza, in particolare, il discorso riguardava il governo ucraino, di cui si è detto abbastanza dalla caduta del precedente governo, come è andata la rivolta di Maidan, insomma, le intromissioni dall'esterno. Però andiamo a un punto chiaro, al di là dei processi di politica interna eventualmente etero diretti, di fatto la diplomazia internazionale considera i vari colleghi come legittimi rappresentanti di un governo legittimo, di un paese legittimo. E allora, fino a prova del contrario, la comunità internazionale considerava il signor attuale primo ministro ucraino legittimamente rappresentante di quella nazione, la quale nazione ha come capitale Kiev, ha una certa estensione e dei certi confini, alla pari di quelli di tutti gli altri. Se qualcuno comincia a spezzare sbarre delle stazioni di confine per far passare i propri mezzi armati, quello è un atto che dal punto di vista dell'immagine, prima ancora del resto, è difficile giustificarlo, soprattutto come atto di difesa. E io credo che questo fatto... Abbia determinato, un po' sia stato a monte di ciò che abbiamo visto poi attraverso i media. Cioè, che i, media fossero, i nostri media occidentali fossero già schierati a favore della NATO, a favore del, dell'America, eccetera, non c'è il minimo dubbio. Ma vogliamo anche dire che questo atto verso la capitale, verso Kiev, non soltanto limitandosi alle zone diciamo contese, a portato, ha favorito, ha fornito ai mezzi di comunicazione occidentali quell'immagine negativa del governo russo che forse stavano già cercando. È chiaro, no? Anche perché chi inizia un conflitto uh, si assume l'onere di essere rappresentato come l'aggressore, insomma, il biasimo della comunità internazionale. Però poi bisogna vedere ciascuno le ragioni che portano a determinati comportamenti. Forse in questa situazione qualche colpa la Nato e l'America ce l'ha perché forse hanno illuso troppo l'Ucraina e forse hanno, come dicevo, nelle puntate precedenti, hanno visto questa vicenda come un tavolo da gioco di poker. E a rilanciare continuamente dall'una dall'altra parte, e poi, inevitabilmente, forse hanno portato all'esasperazione, cioè a prendere forse magari una decisione che magari forse era già presa però forse si voleva dilatare nel tempo cioè procrastinarlo o come ultima soluzione il continuo annuncio di, da parte dei servizi occidentali imminente attacco imminente attacco renderlo pubblico e magari capisco era per far saltare fuori la sorpresa nel senso di sconfiggigliare i piani forse hanno poi alla fine accelerato gli eventi. Tra i dati di fatto invece che stanno davanti a noi oggi c'è una rinnovata forma di unità e di compattezza di cui si parlava nei giorni scorsi come invece all'interno dei paesi della Nato, insomma dell'Occidente, posizioni diversificate. Sappiamo di interessi diversi, sappiamo di una non corrispondenza esatta del punto di vista che caratterizzava da sempre le diverse nazioni. E però, mi pare che sia un dato di fatto, dall'indomani di questa azione intrapresa da parte della Russia, il compattamento delle forze NATO, che è stato netto nel panorama politico italiano, Proprio quelle forze, quei partiti che negli scorsi anni si erano caratterizzati anche in maniera abbastanza sbilanciata, diciamo, quasi come portatori di una, di una politica estera alternativa, cosa che non è possibile ovviamente da parte di un paese, però proprio nei confronti della Russia c'era questa sorta di vicinanza, insomma, quasi di considerarlo un punto di riferimento nel fronte sovranista. La conseguenza di ciò che Putin ha ottenuto è che si è... Privato di tutti i suoi amici in giro per l'Europa. Questo secondo te l'aveva messo in conto? Io penso che non sia una persona stupida, quindi penso che abbia messo fra i vari fattori dell'analisi costi-benefici, abbia messo su anche queste, queste evenienze. Dal punto di vista formale, stanno parlando tutti quanti con un'unica voce, gli alleati. Occidente. Poi bisogna vedere poi nei fatti quanti saranno disposti a vedersi le economie distrutte. La visione tattica o strategica, insomma, le buone ragioni, chiamiamole così, o le ragioni sensate dell'iniziativa russa. Prima dell'azione dell militare, non si sa quando fosse stato effettivamente registrato. Il Presidente Putin ha parlato in televisione con un discorso abbastanza lungo, tutto incentrato sulla tematica dei rapporti tra Ucraina e Russia da tutti i vari punti di vista. Ora, io personalmente mi sono fermato a una frase quando Putin ha chiamato in ballo, a proposito dell'Ucraina, il riferimento allo spazio spirituale. Secondo lui, dice si spazio spirituale, quell'area geografica che evidentemente non coincide con i confini geopolitici accettati, perché in questo caso appunto coimprende anche l'Ucraina. Ora io da quel punto perché dico non si può andare avanti? Perché se non ci intendiamo su un codice di comunicazione più o meno condiviso, non riusciamo a scambiarci dei... Dei messaggi e che un capo di Stato, uno statista, pensi che nel XXI secolo l'opinione pubblica internazionale possa seguire un discorso che mette in campo lo spazio spirituale come premessa dalla quale si ricava che di conseguenza si acquisiscono dei diritti e si acquisisce una legittimità. Mi fa pensare che forse se noi possiamo non essere perfettamente consapevoli di com'è l'attuale la, società russa, eh, forse Putin non è, e il suo entourage insomma, non è tanto consapevole di com'è la società occidentale perché la società occidentale di fronte a questo concetto di spazio spirituale rimane sconcertato. Questo poi si va ad aggiungere a ciò che dicevamo nelle puntate precedenti, o almeno in particolare dicevo io, che ogni riferimento alla Nato come minaccia per la Russia deve anche riconoscere il dato storico che la Nato si è costituita con delle alleanze legittime, tra l'altro il problema dell'allargamento nel momento in cui ha interessato altri paesi che facevano parte del patto di Varsavia non ha prodotto da parte russa altrettanta insofferenza, ma porta e pone la Russia dal punto di vista geopolitico attuale in un isolamento che è un dato di fatto, che poi lo si voglia chiamare minaccia, questo lo si può anche fare, ma in tutto ciò quello che mi chiedo e ti chiedo è se la prima battaglia, che è appunto quella dello schieramento dell'opinione pubblica, Putin non l'abbia persa perché utilizza delle categorie che non, non fanno parte della nostra cultura. Se cioè noi occidentali abbiamo la pretesa di valutare anche altre culture con il nostro metro. Di Paragone. Ma evidentemente, anche le altre culture hanno il loro metro e magari non, non capiscono noi, per esempio. Nel discorso che Putin faceva dal punto di vista storico, un passaggio sia corrispondente a una verità storica, ossia che la Russia degli zar, la Russia prima della Rivoluzione d'ottobre. Era una realtà ampia, multietnica, diciamo così, anche con delle differenze all'interno, che il governo centrale degli zar tendeva a non riconoscere, insomma, trattare come un pericolo, un pericolo di forza centrifuga, così come poi effettivamente è stato per un altro dei famosi imperi, l'impero austro-ungarico, dopo la sconfitta bellica si è... Si è frammentato. Cosa è successo? raccontava Putin e qui credo faceva bene un, una ricostruzione della realtà. Per opportunismo e necessità di trovare alleati politici nel momento rivoluzionario, l'arma dei nazionalismi e dei particolarismi è stata usata dalle forze bolsceviche di Lenin in funzione anti e quindi non perché Lenin fosse un amante delle culture, lingue e identità subnazionali russe, ma perché in quel momento il nemico era al centro e la periferia per convincerla a seguire i nuovi aspiranti governanti dovevi dargli un buon motivo. E la carta nazionalista di queste subnazionalità è stata quella che è stata utilizzata. E quindi un utilizzo assolutamente occasionale e contingente per il suo scopo di rovesciare le forze fedeli al regime originario e poi arrivare al nuovo regime. Fatto ciò, in seguito, nella forma federativa e via di seguito, però di fatto la dimensione effettivamente autonoma delle varie parti dell'Unione Sovietica non è stata poi così lasciata a se stessa, insomma, formalmente sì, ma di fatto l'Unione Sovietica è rimasta perfettamente integra fino all'89. E quindi ciò che era avvenuto poi successivamente con il regalo di, di Khrushchev della, della Crimea e via di seguito venivano considerate da Putin tutti degli atti di politica del momento ma non corrispondenti alla realtà, come dicevamo, spirituale, nazionale nel senso che dicevi tu, dei fatti. Questa ricostruzione degli atti governativi da parte dei vari governanti della Russia penso che si possa sottoscrivere da parte di qualsiasi storico. Ma rimane sempre il fatto di fondo, che questi sono errori, se li vogliamo considerare tali, che sono stati fatti da governanti russi. Non è che ci ha messo la mano qualcun altro. Di conseguenza, se poi questo autonomismo di comodo diventa poi autonomismo di fatto, e le repubbliche socialiste sovietiche se ne vanno ognuna per conto suo perché era una federazione. Puoi tornare a dire: sì, però spiritualmente siamo tutti una cosa? Eh, ho capito. però i vari presidenti. O possiamo dire che invece la Russia doveva, come dicevi tu, considerare unica nazione l'Ucraina anche quando c'era il governo precedente? O siccome invece il governo precedente, prima del 2014, andava bene? La facciata dell'indipendenza nazionale ucraina poteva stare e adesso non può stare più. Non sono cose che si possono stringere e allargare così facilmente perché dovrebbero essere un po' più stabili. Una nazione come entità geopolitica o c'è o non c'è. No, che oggi sì e domani no. La storia, le vicende, il pensiero purtroppo va a convenienza, no? Cioè, nei rapporti e per giustificare determinate azioni, evidentemente si cambiano continuamente le carte in tavola. È una prassi delle relazioni internazionali. È così, e come dici tu, però, si ha preso a pretesto questo. La Catalogna dal '31 è inserita nella Spagna, si vogliono staccare. Si potrebbe venire a creare anche in Spagna o in altre parti d'Europa. Le stesse condizioni che si sono creati in Ucraina. Poi cosa viene a dire? Che da una vita la Spagna è munita. Poi ognuno poi vede e porta acqua al suo mulino. Forse sopravvaluto la questione della, dello schieramento dell'opinione pubblica. Però non è la prima volta che lo diciamo oggi. Le opinioni pubbliche sono quelle che, l'abbiamo detto, costringono possibilmente, così pare che sia andata, gli Stati Uniti a ritirarsi dal Vietnam. E allora come la pensa un'opinione pubblica ha la sua rilevanza. E allora nel momento in cui i nostri organi di informazione esprimono un concetto come il seguente, Putin ha portato la guerra in Europa. E si è messo dalla parte sbagliata della storia. Allora, qui ci sono due concetti fondamentali. Uno, tu parlavi prima di ipocrisia dei media, io posso dire un'altra cosa. Qui il concetto di portare la guerra in Europa, cosa vuol dire? Che la guerra è sbagliata sempre? Dice no, però se la facevi un po' più lontano da casa mia, era meglio. La famosa storia non nel mio giardino, non nel mio cortile. E quindi è un punto di vista... Forse legittimamente egoistico, e dire: Ma tu perché questa Europa che bene o male stava piuttosto tranquilla, a scapito magari di altre zone, perché me l'hai portata sotto casa questa guerra? E questo è un primo fattore che orienta l'opinione pubblica. Secondo, il mettersi dalla parte sbagliata della storia significa che la valutazione dell'atto non è tanto ho avuto la forza di strappare di mano il gelato al ragazzino. Sì, questa forza ce l'hai avuta, però ti sei messo dalla parte sbagliata dei comportamenti di civiltà e quindi sul momento ti puoi mangiare pure il gelato rubato al ragazzino, però il giudizio unanime nei tuoi confronti non sarà dei migliori e questo può avere un costo nel medio periodo. Intanto ti ha messo addosso un marchio non particolarmente onorevole. Il discorso chiaramente va differenziato su due aspetti. Uno è quello militare in senso stretto perché io mi chiedevo, bene, una volta che l'esercito russo dentro il recinto ucraino fa il comodo suo e lo può fare perché se l'è presa con l'Ucraina, il resto della Nato che sta lì intorno che intenzioni ha? Perché a quel punto arriva lo zio del ragazzino a cui è stato strappato via il gelato che Può essere un, uno che ha fatto palestra e lì la cosa è un po' più complessa. Ma siccome lo zio gliel'ha detto in tutti i modi che non ha intenzione di mandare soldati lì in Ucraina a combattere per l'Ucraina, quindi lo zio sta facendo soltanto scena. È inutile che mi rafforzi la Polonia, i paesi baltici, eccetera. Sì, va bene, rafforza ma non penso che vada oltre il confine ucraino. Nel momento in cui Forze armate russe ufficiali si trovano dentro l'Ucraina, questo che cosa vuol dire? Che i paesi confinanti con l'Ucraina sono confinanti con le forze militari russe. E allora nel momento in cui il punto di partenza, il casus belli, se vogliamo chiamarlo così, è stato quello di dire da parte del governo russo ah, abbiamo questa minaccia alle porte di casa, tanto vale per un governo polacco, per un governo romeno, per i governi dei paesi che fanno parte della Nato, dice aspetta un secondo, ora il nemico alle porte di casa ce l'ho io e questo nemico sei tu. E tra l'altro, se mi trovo ad intervenire contro le forze armate russe, non lo sto facendo in territorio russo, lo sto facendo nel territorio di una nazione che sta chiedendo il soccorso internazionale, l'Ucraina. La Polonia manda i suoi soldati a combattere in Ucraina. A quel punto non può invocare l'articolo 5 della Nato, dello Statuto della Nato, perché non è stata aggredita la Polonia, è andata di sua volontà. Nel momento in cui l'atto di azione militare nel territorio ucraino da parte della Russia rompe la questione delle legittimità e pone la questione dell'atto di forza, assolve automaticamente qualunque altro paese decida di fare lo stesso, perché nel momento in cui non mi puoi accusare di fare una cosa che è quella che hai fatto tu e per cui quello che tu dicevi non posso intervenire in Ucraina da parte dei paesi direttamente coinvolti, non la Francia o direttamente interessati per questioni di confine come Polonia ed altri, dice ma abbi pazienza, ci stiamo scontrando in un territorio che hai invaso tu per primo, è vicino a casa mia, io... Faccio questa azione per due motivi che la comunità internazionale accetta. Uno, perché ti vedo come un pericolo, e obiettivamente lo stai dimostrando. Due, perché sto aiutando un paese che è invaso da te. Per cui siamo sempre lì, è una situazione nella quale il soggetto russo difficilmente può avere il plauso delle nazioni della terra in questa situazione. Ma infatti, cioè, il plauso non ne potrà avere né, né mai. E lo ho detto. Se parliamo del discorso che si è assunto l'onere di, di avere l'immagine dell'aggressore, quello non ci piove. Che lo metti in conto, eh, d'accordo, ma l'hai valutato effettivamente per quanto pesa questo fattore? Allora, poi è un pazzo che non ha valutato oppure ha valutato e non sappiamo come farà fronte a... alle emergenze che sicuramente nasceranno con le difficoltà economiche che nel tempo che questi boicottaggi con queste sanzioni eccetera l'avrà messo sicuramente altrimenti è, è, è un folle, cioè non c'è visione strategica che una cosa è... La visione tattica, cioè l'invasione, il dispiegamento delle forze, una cosa è la visione strategica che coinvolge il sistema paese. Quindi se, se, non, ha tenuto, se non ha tenuto conto di questo è un folle, lui, i consiglieri, i generali. Ha il polso della società russa, noi non ce lo abbiamo e quindi... In che misura questa linea del governo russo rappresenta il pensiero dei suoi cittadini? Ma sicuramente non tutta la popolazione russa è sulla stessa frequenza d'onda di chi li sta governando. Qualche protesta c'è stata in Russia, ci sono queste manifestazioni di dissenso. Ma non così eccessive, cioè il grosso delle persone hanno questo sentimento della nazione russa, dei fratelli russi che stanno dall'altro lato. Possibilmente con il nostro modo di pensare non riusciamo a entrare nell'ottica e nel pensiero russo. Magari lì c'è un pugno più duro, quindi magari le persone non. Apertamente si sentono tutti quanti di andare a manifestare contro la variabile opinione pubblica internazionale. Credo che sia incontestabile, che si è polarizzata in maniera abbastanza compatta e solida dalla parte opposta al versante russo. Sul piano militare, in senso stretto, dicevamo, è facile. Per l'esercito russo fare a pezzi diciamo le forze ucraine, ma il discorso non finisce lì. E la parte successiva può avere degli esiti di cui non si è a conoscenza, ma neanche i russi stessi possono sapere come va a finire fino all'Ucraina. Sì. Quello, quello è, un, è un libro bianco da scrivere ancora. Nel momento in cui hai espresso così come se fosse finita qui la formula della guerra lampo nei confronti dell'Ucraina e invece penso che lo sappiamo tutti che non è finita qui, tu il dopo lo devi mettere in conto come può essere. Sicuramente non sarà così facile e vittorioso come è avvenuto in questo caso. E in questa equazione aggiungiamo le altre variabili. La variabile delle sanzioni. Cosa significano le sanzioni? Le significano per un paese che è fondamentalmente esportatore di materie prime, ma ha bisogno delle, delle industrie di alta tecnologia del mondo esterno per approvvigionarsi di ciò che ormai... Fa parte anche dello stile di vita del mondo progredito e quindi appunto le apparecchiature elettroniche e via di seguito. Cosa può significare per la Russia trovarsi in un periodo abbastanza lungo ad essere effettivamente deprivata di ciò che caratterizza? Oggi, anche grazie alla pubblicità mondiale, prodotti che vengono richiesti dal cittadino di Singapore, americano, italiano, africano se c'hai soldi, insomma, quegli elementi anche un po' di status symbol, viene tagliato fuori di fatto. Noi ricordiamo certe immagini, per esempio, dell'Iran, della capitale Teheran, e vedevamo persone che andavano in giro come negli anni 50... In Italia c'è cioè una, una sorta di salto cronologico dovuto all'isolamento. Tutto ciò, la variabile è quanto e fino a che punto anche il cittadino russo medio che comunque conosce l'Occidente nella sua immagine hollywoodiana, se vogliamo, quanto è disposto a rinunciare a tutto ciò e per quanto tempo. Quanto il cittadino russo medio percepisce come primo problema la minaccia della NATO nella sua vita quotidiana? Credo noi, che siamo in Sicilia e parliamo spesso di Sigonella e Niscemi, Niscemi e Sigonella, va in giro per la Sicilia. Quanti siciliani sono preoccupati da questo fatto? Zero. Hanno altre priorità, molto più spicciole, molto più Che magari sono. Lo trovo l'iPhone o la PlayStation 5 se vado da MediaWorld? Questo è un problema interno che credo che Putin si, si troverà ad affrontare possibilmente solo con l'arma della repressione perché le manifestazioni possono essere vietate e via di seguito. Ed il mio punto di vista è che Putin si stia configurando o gli stiano ritagliando un vestito o una bara su misura come quella che è stata ritagliata anche al Saddam Hussein dell'Iraq e al Gheddafi della Libia. Non è una previsione di immediata verifica, però possibilmente lo stesso isolamento culturale e militare che entrambi quei paesi hanno vissuto prima dell'effettivo rovesciamento dei vari regimi è un'analogia, è un fattore comparativo di fatto per smentire il quale bisognerebbe trovare altre variabili che distinguono in maniera chiara e quindi non consentono di fare accostamenti tra il destino di Putin, quello di Saddam Hussein e quello di Gheddafi e via di seguito, o quello di Ceausescu prima ancora. Noi abbiamo parlato di un altro aspetto in questi nostri dialoghi che riguardava il fattore delle dimensioni e l'effettiva valutazione di quali forze in campo fossero l'oggetto. E abbiamo già detto che ci fa un po' velo la precedente esperienza de, dell'Unione Sovietica come se stessimo parlando dell'Unione Sovietica e del patto di Varsavia, cosa che non è. Allora se non è quella, effettivamente la Russia di oggi, in paragone con altre nazioni, che posto occupa? E anche qui la famosa equazione di cui tu parlavi si va ad arricchire di queste variabili, perché nel momento in cui una persona dice quel paese è una superpotenza, deve fondare questa affermazione su qualche parametro. E noi da qui ci eravamo salutati nel precedente incontro e vorrei che dicessimo qualcosa, avviandoci alla conclusione in questo, sui parametri di valutazione. Noi abbiamo parlato del... abbiamo detto, insomma, consideriamo il numero di abitanti di questa nazione russa. Che è di poco superiore, per esempio, al Giappone, che come spazio territoriale non ha confronti rispetto alla Russia. Quindi, come numero di abitanti, di per sé non è un parametro che ci parla di una superpotenza. Come estensione territoriale, dipende cosa c'è dentro un territorio, altrimenti, i paesi dell'Africa sahariana sarebbero tutti delle superpotenze. Ma quando hai chilometri quadrati di deserto, francamente non molto utile, è come se non ce li avessi e quindi è un altro parametro che di per sé stesso non porta a valutare la forza di un paese. Abbiamo parlato di parametro economico, il prodotto interno della Russia è paragonabile a quello dell'Italia, allora abbiamo scoperto di essere una superpotenza, non mi risulta e allora se non lo siamo noi, in base a quel parametro non lo è neanche la Russia. Tu la volta scorsa ricordavi le vecchie glorie dei vecchi apparati militari del passato. Punto interrogativo, perché né tu né io siamo in grado di dire come stanno combinati e se non ci hanno i topi dentro e i ragni ci hanno fatto le ragnatele, anche perché sappiamo che l'ammodernamento ha un costo e ritorniamo al punto di prima del prodotto interno. Quanta parte di soldi puoi dedicare alla manutenzione e al rinnovamento di questi apparati e via di seguito. Faccio fatica, sinceramente, a trovare un punto chiaro sul quale fondare l'idea della oggettiva pericolosità militare dal punto di vista, non quando si va a confrontare con l'Ucraina, ma nel momento in cui si dovesse confrontare con la Nato, il rapporto di forze Russia-Nato com'è, questo è un parametro effettivamente significativo per individuare un possibile esito dell'equazione di cui tu parlavi. Ma noi ci eravamo salutati invece su un altro aspetto. Ci avevi promesso di definire un po' a grandi linee quello che si configura come un apparato completo in qualche modo e non sbilanciato di difesa militare o comunque di struttura militare per una realtà che nella fattispecie, nell'esempio fittizio, poteva essere appunto la Sicilia come isola e come identità geopolitica. E noi vogliamo ricollegarci a questo discorso e poi eventualmente vedremo se ci sarà modo di svilupparlo, ma in maniera ormai non più legata alla questione che ci ha fatto partire questa, questa serie di video. Allora, innanzitutto bisogna considerare lo stato, anche geografico, la posizione geografica di un determinato stato, lavorando anche di fantasia, abbiamo detto la Sicilia. Perché innanzitutto bisogna valutare se stiamo parlando di uno Stato continentale, quindi che ha soltanto confini terrestri e aerei, oppure se è un paese che è bagnato anche dal mare e nella fattispecie è un arcipelago con un'isola abbastanza grande che è il cuore, e delle piccole isole che la circondano. Dobbiamo innanzitutto vedere la percezione che ha il paese e la politica del sistema paese. Nell'arte militare si hanno cinque branche che contribuiscono a definire un pochettino le dimensioni dell'apparato di difesa. La prima è la strategia, e la strategia, eh, come accennavo prima, è la percezione che coinvolge il sistema paese. Quindi bisogna analizzare innanzitutto l'economia, se ha a disposizione fabbriche anche di oggetti di precisione, anche dal punto di vista alimentare, energetico, perché tutto questo ha un peso sul mantenimento e l'approvvigionamento di ciò che è necessario per mettere su delle forze armate credibili. L'economia entra anche perché bisogna stabilire quanto del proprio PIL si vuole destinare alla difesa. Diciamo che, essendo circondata dal mare, la priorità dovrebbe essere quella di avere un sistema navale per proteggere sia le acque territoriali. Essendo che poi si pone eh, al centro tra quella parte del Mediterraneo che va dal canale di Suez al canale di Gibilterra e dal quale viaggiano le merci e quindi anche gli approvvigionamenti che, che interessano allo stato in questione, un altro aspetto sarebbe quello di avere delle forze aeree. Per la difesa e l'allontanamento di eventuali minacce che provengono dalla terza dimensione, cioè dallo spazio aereo, e dare anche una precedenza alla difesa contro eventuali vettori aerei guidati, non pilotati o missilistici. Quindi avere tutto un sistema di difesa contro aerei, contro missili, eccetera. E questo qua è il primo nucleo, la prima, il primo aspetto di uno Stato che si trova in mezzo al mare. Poi un'altra branca dell'arte dell militare è la grande tattica. Cioè per grandi linee, quindi designare la dottrina, cioè come impiegare nella fattispecie non nel particolare, le proprie forze, e quindi stabilire quali sono i, i, le parti più sensibili. Poi abbiamo la logistica. La logistica è quella branca appunto che concorre ad approvvigionare, ad alimentare, a mantenere in vita tutto l'apparato della difesa. E questo anche dipende anche dal materiale, da, dai mezzi che ci si vuole dotare. E questo de, de, de dice sempre il PIL. La branca che poi più decide la consistenza in eh, uomini è l'organica. E questo dipende da come si vuole strutturare questa ipotetica forza armata. Io mi richiamo sempre eh, su questo a Machiavelli nel principe. Questo concetto deve essere preso ovviamente contestualizzato. Machiavelli consigliava al principe di non usare forze mercenarie, ma di adoperare forze coscritte. Perché? Perché il mercenario, nel momento in cui l'avversario gli offre il soldo in più. Si rivolge contro e cambia bandiera. Mentre invece il coscritto, nella visione del Machiavelli, essendo che è parte di quel sistema della città, del, del ducato, quindi dove ha i suoi interessi economici, di lavoro, la propria famiglia, i propri beni affetti, è motivato a imbracciare la spada e quindi combattere. Poi bisogna vedere anche appunto dal punto di vista politico se ti vuoi proiettare, cioè tu devi analizzare i vicini trasfrontalieri e se con i trattati che vuoi intraprendere, se vuoi una forza che sia di pronto intervento, di proiezione, eccetera, quindi io vedrei una forza volontaria per operazioni speciali, magari per la salvaguardia di determinati interessi. Per esempio c'è un, una crisi in un determinato parte del mondo dove bisogna sgombrare dei nostri connazionali e quindi avere a disposizione delle forze che possano intervenire e sgombrare il personale. E poi invece la Guardia Civile, cioè nel senso la Guardia Nazionale, cioè proprio i coscritti destinati solo e semplicemente... Alla difesa di quello che è il territorio della nazione del, del paese. La dimensione e eh, la dimensione la dà il PIL. Più una nazione è ricca, più può devolvere una parte del PIL per acquisizione di mezzi. Per la posizione geopolitica di questo ipotetico Stato di cui stiamo parlando, siccome è appetibile, eh, dovrebbe investire non poco perché almeno deve essere come un deterrente. Ma la prima cosa che dovrebbe fare una nuova nazione è avere un apparato di informazioni di alto livello, perché solo avendo l'afflusso di informazioni e dei bravi analisti, dal punto di vista economico, strategico e altre materie geopolitiche, si può prevenire crisi o, o situazioni di, di pericolo. Le relazioni internazionali passano dallo stato di pace dal, alla crisi alla guerra, lasciando sempre aperto un canale per ritornare al dialogo e ritornare di nuovo alla pace. È un discorso molto vasto e eh, credo di, di aver dato un accenno a quelli che sono i principi guida. Diciamo. Qualcuno aveva polemicamente richiamato alcuni dei nostri politici dei loro atteggiamenti nei confronti della questione dell'integrità territoriale dei confini delle coste di fronte all'arrivo, all'afflusso di immigrazione, eccetera, eccetera. Dice, come adesso fate le dichiarazioni a favore dell'integrità territoriale dell'Ucraina e andavate a salire sulla nave della signorina Carola con la sua ONG. Chissà che questa Reale contraddizione non sia invece un segno di resipiscenza, che magari anche a sinistra si riscopre l'esistenza di questi confini, anche a casa d'altri, e possibilmente d'ora in poi si rivalutino un po' anche i propri, piuttosto che rinfacciargli quello che stanno facendo adesso. Dice: Adesso fai bene a parlare dell'integrità dell territoriale dell'Ucraina, ricordati anche di quella del paese tuo. Ogni... No, ma è bello che parlano anche di sovranità. Meglio sì. tardi che mai. Solo che per gli altri è valido, per noi no. Se tu mi sali a, a bordo della nave della Carola, chiaramente mi dimostri che non stai rispettando la nostra sovranità. Sedendo queste persone, anche Presidente del Consiglio. Parlare di sovranità, di integrità, eccetera, che hanno favorito la cessione di sovranità a strutture sovranazionali mi fa un pochettino ridere. Secondo me è mancanza di coerenza. Allora, Putin forse sta riportando la geopolitica alla geopolitica classica di, se, di Russell, eccetera, e c'è dove mette in primo piano il territorio, l'espansione, gli interessi proprio dello Stato, quanto tale, con i tre elementi che costituiscono lo Stato, il territorio, il popolo, eccetera. La geopolitica moderna, cioè quella attuale, tende a sminuire quello che è la sovranità dello Stato per confluire in questa globalizzazione e in dare più importanza a queste strutture sovranazionali. Quindi si devono mettere d'accordo o questa sovranità esiste o, o non esiste. Questo che secondo me è il punto fondamentale della guerra immateriale a cui tu hai accennato anche su questa forma della nuova geopolitica, cioè il fattore della empatia. Tu hai parlato di eserciti, di coscritti o di mercenari che evidentemente non empatizzano con la terra perché non è la loro terra. Bene, il cittadino europeo medio. Secondo me, ecco, questo è stato un fattore significativo di questi giorni. Si è trovato in una forma di empatia con il cittadino ucraino medio. Questo è chiaro che viene poi amplificato da telegiornale che parte con piante di bambini e sotto lo scrosciare delle bombe, e la gente rifugiata nel, nella metropolitana. C'è un'identificazione del francese, italiano, tedesco medio? con la parte di queste vittime, di questi civili. E quando si ottiene questo dal punto di vista mediatico, che sia vero o meno, non sto discutendo ciò, ma quando si ottiene questa empatia, lo schieramento delle opinioni pubbliche ormai è definito o definitivo e quindi in questo senso gioca il suo, il suo fattore poi per converso di definire chi c'è dall'altra parte. E dall'altra parte c'è... Il lupo cattivo non può essere diversamente, no? Ma infatti l'informazione, non l'intelligence, l'informazione del maestro è un'arma fondamentale perché condiziona il pensiero e lo, fa, lo sposta nella direzione che più conviene. E quindi non va sottovalutato? No, assolutamente. E non va sottovalutato dalle parti in causa per riportare questo per proiettare questo discorso che dicevo nella nostra piccola realtà italiana. Però questa informazione potrebbe essere controbilanciata e dovrebbe essere controbilanciata da una buona scuola, un'ottima scuola, dove invece di sfornare operai che usano robot per imbullonare macchine per assemblare macchine formi anche persone che siano capaci di sviluppare un pensiero che possa appunto discernere in modo sbagliato o corretto secondo le proprie opinioni questo indirizzo a cui tendono a far prendere con il nostro tentativo insomma di fornire un po' di punti di riferimento e di parametri di valutazione, abbiamo cercato anche nel nostro piccolo: insomma, una, di svolgere una funzione di servizio proprio perché le affermazioni della propaganda possono essere comprese per quello che sono solo se misurate su qualche elemento di, di chiarezza, col quale si dice: bah, questa cosa non sta in piedi o non è fondata su argomentazioni reali, voglio dire, e questo lo si fa nel momento in cui si vanno a conoscere, appunto, i dei punti di riferimento più solidi, se vogliamo, se vogliamo dire così. Noi concludiamo questo ciclo. Che ha preso le mosse e devo dire, penso anche che sia stato un, un utile e importante momento di, di sforzo, anche se vogliamo, da parte nostra stessa per non essere travolti in un certo senso dalla complessa ma anche cacofonica per certi versi e rumorosa eco di posizioni giornalistiche, politiche e via di seguito, che ancora continuerà sicuramente a, a esprimerci. Speriamo che chi ci ha ascoltato sia un po' meno appunto, nel, nel turbine e abbia qualche punto di ancoraggio per ragionare a mente fredda e non essere vittima anche un po' del suo sistema limbico. Abbiamo cercato di consolidare la parte corticale del, delle capacità di ragionamento del nostro, nostro pubblico rispetto alle forme più, si dice, di pancia e umorali di, di reazione. Se avremo ottenuto in parte questo, soprattutto consigliando a tutti di studiare la storia se vogliono occuparsi dell'attualità, perché senza la storia l'attualità è un, un caos, semplicemente. Se saremo riusciti a ottenere questo anche in pochi dei nostri ascoltatori, ci potremo ritenere soddisfatti. Come laboratorio politico alba siciliana, ci diamo appuntamento a nuove tematiche. Sicuramente l'apporto di Salvatore Ginaprelli. Apre spunti di approfondimento che non da oggi sono stati oggetto delle nostre attenzioni. Ringraziamo qui Sicilia per lo spazio e la logistica tecnica che ci ha fornito. Diamo a tutti appuntamento a una prossima iniziativa di comunicazione. Arrivederci. Buonasera.